particolarmente colpita da quest'ondata di maltempo e c'era molta apprensione per l'isola di Ischia. Siamo collegati con Simonetta Calcaterra, che è commissario prefettizio proprio di Casamicciola Terme. Buonasera commissario, benvenuta a Rai Buonasera. News 24. Allora, lì sappiamo che la situazione è complicato ovviamente dopo la drammatica alluvione e la frana dell'isola, perché ci sono ancora delle persone ovviamente sfollate. Qual è la situazione al momento sull'isola e in particolare a Casamicciola Terme? Allora, sull'isola abbiamo una zona cosiddetta rossa che è completamente interdetta agli abitanti. Sono circa 500 le persone che da quella zona colpita fortemente dall'alluvione sono state allontanate. E poi c'è una zona invece dove risiedono circa 400 persone che purtroppo va evacuata nei momenti di allerta meteo, perché per rischio indotto, quindi per precauzione, questi fanghi che non sono stati ancora rimossi possono creare problemi all'incolumità dei cittadini e quindi sono costretti ad uscire dalle case, ad andare in albergo o in autonoma sistemazione lì dove le condizioni meteorologiche lo impongono. E di In questa quante persone settimana abbiamo parliamo? avuto. Di quante persone parliamo, commissario? La zona che viene evacuata in via precauzionale conta circa 400 abitanti. Meno della metà accettano una sistemazione in albergo, gli altri preferiscono invece andare presso parenti, amici o seconde case. E quindi queste 400 persone di cui parlava lei sono delle persone che in linea di massima potrebbero stare nelle loro case, che vengono evacuate a scopo precauzionale quando le previsioni lasciano presagire un'ondata di maltempo particolarmente violenta, giusto? Sì, è proprio così. Loro vivono nelle loro case normalmente, però durante gli allerta meteo sono invitati ad uscire per motivi di sicurezza. Un'ultima domanda, la stessa che ho fatto prima di salutare l'assessore delle Marche. La prevenzione, la corretta previsione dell'eventuale ondata di maltempo effettivamente fa la differenza anche su un territorio complicato come il vostro? In questo momento, finché non saranno completati i lavori di messa in sicurezza da rischio idrogeologico, l'allerta meteo comporta comunque la misura dell'evacuazione. Poi, nel momento in cui appunto questi lavori saranno ultimati, si potranno modulare le misure che all'allerta meteo possono conseguire. Quindi ci auguriamo che queste evacuazioni non siano più necessarie, ma con le normali misure di autoprotezione si possa consentire alla cittadinanza di rimanere nelle proprie case. Grazie a Simonetta Calcaterra, commissaria prefettizia di Grazie Casamicciola a Terme. Buon te. lavoro.